Sono un grande, si dire, molto rotto perché Bandits aveva finito la registrazione, giustamente mi fa uscire dal gioco, però il gioco non si è chiuso. Forse questo è, diciamo, il trucco per continuare il gioco e stoppare per un po', so, una pausa. Comunque sono riuscito a continuare la stessa partita. Quindi sicuramente questo video lo spezzetterò. E va bene, non riesco a trovare un cazzo, perché sei il bastardo comunque che ti sta dietro, tu comunque non ci puoi fare niente. Niente, non riesco a trovare niente. E va bene, diciamo che l'atmosfera è abbastanza tetra. È stato fatto abbastanza bene. Sono alcuni tipi, però mi sa che non sono fatti da programmatori ufficiali, diciamo, ma dagli utenti così, diciamo, per passare il tempo. Ci sono ancora delle versioni fatte in source dove si può giocare anche in multiplayer. Non fatte molto bene, devo dire, però sono abbastanza carine da giocare. Ma se non sbaglio, sta uscendo anche la versione multiplayer. Eh sì, buonanotte. Sta uscendo anche la versione multiplayer di fatta da, ovviamente, dai programmatori ufficiali di questo gioco. O se non sbaglio, è anche uscita da parecchio che non ho visto il sito ufficiale. E quindi, ma vediamo se riusciamo. Vediamo se riusciamo a trovare altre pagine. Sto girando. Vabbè, non è impossibile trovare tutte le pagine, solo che ti devi impegnare un po'. Cioè, richiede una mezz'oretta. Anche un'oretta piena, sinceramente. Tranne chi ha veramente culo, tipo, che non sono io quello che ha culo. Tipo gli altri recensori, che ovviamente hanno il grande culo di trovarle in 10 minuti scarsi, se non pure 20. Ma quella là ci vuole proprio culo. È l'altro divertente, però, anche quello dei Teletubbies. Ne hanno fatto uno dei Teletubbies anche. Eh sì, tizio. Eh sì, vabbè. Questa qua, ma è bello che gira con una telecamera, non si vedono né piedi, niente, bello. È una telecamera volante che gira, che svola. Vabbè, ma queste sono le solite puttanate. Scusate il termine. Le solite cavolate che si dicono. Il piede, ma che l'importanza del gioco non è vedere il piede o meno. L'importanza del gioco è giocarci e divertirsi. E soprattutto questo diverte. Non è l'importante vedere una mano o una telecamera. Quindi ciò che dicono gli altri, no, rispetto a parlando, sono veramente puttanate. Perché il gioco deve essere bello. Perché ti devi divertire. Ti devi spaventare, in questo caso con i giochi horror, perché un gioco horror non è horror se non ti spaventi. Il prossimo, forse, i prossimi video che farò saranno su Dead Space, farò un'intera campagna di Dead Space, magari due, ovviamente, anche l'uno se riesco a trovarlo. Farò un'intera campagna di Dead Space 2, quello è molto bello come gioco, soprattutto molto horror, poi ti tiene veramente incollato la sedia. Infatti io me lo sono mangiato quasi in 2 giorni quel gioco, perché è molto bello, lo consiglio. Sinceramente non riesco a trovare un cavolo di niente. Beh, va bene, credo di dover chiudere, perché anzi, vediamo se mi faccio un po' scattare dallo Slenderman, se lo trovo, perché trovarle purtroppo con i miei. Vediamo se un giorno riuscirò, nelle prossime recensioni, un giorno lo farò tutto di fila, magari con un po' di spezzoni velocizzato, riuscirò anche a farvelo dire tutto. Sì, vieni, dai, dove sei? Dove stai? Se ti fai vedere, magari. E sparisci. Cioè, io mi voglio far prendere, tu sparisci. Vabbè, diciamo che è finito, gran boh, record 2 su 8. Diciamo che questo gioco è molto bello, è da provare. Questa è un'altra recensione,
Speriamo che più di, diciamo, apprezzare il gioco vi siete divertiti sul gameplay. Sono piccoli video, questo lo so, però almeno riuscite a divertirvi. Beh, mi raccomando, giocateci perché è un bel gioco. Alla prossima recensione, arrivederci ragazzi.